E venne il giorno del gran fondo del Monte Cucco. Si ritrovano vecchi amici, si rifanno le vecchie file con nuovi amici, con coloro che portano la microtelecamera tutte le gare. Il team RP di Remo Pecorai si prepara per regalarci ancora una volta, attraverso le immagini della microtelecamera, quelle che sono le avventure che si vivono in corsa. Sono tanti i concorrenti, 600 iscritti, e in più ci sono anche gli esordienti di primo e secondo anno e gli allievi. Una gara doppia, una gara che gli sbuzzapapere della Cucco in Bike hanno voluto organizzare per dare vitalità al settore. In fondo, dobbiamo ricordare che il team della Cucco in Bike ha una scuola di ciclismo, ha la pista di BMX per preparare al fuoristrada tanti concorrenti, tanti giovani che vogliono partecipare, anche se il comune di Costacciaro è un comune davvero molto piccolo. Queste sono le scopette di fine corsa e, anche se è un comune molto piccolo, fa grande attività sportiva. Ci si ritrova proprio di fronte agli impianti sportivi, dove c'è la piscina, dove c'è la pista di BMX, dove c'è il parco per i bambini, dove c'è il campo da tennis, il campo da calcetto, insomma, tutto quello che riguarda lo sport è concentrato in questa fetta di terreno, capace di accogliere i tanti che arrivano. È vero che in tanti anni ci siamo persi un sacco di persone che fanno mountain bike. Lontani i tempi prima del Covid in cui contavamo fino a 1000. Ma guardate che riuscire a far partire 600 concorrenti, 600 iscritti, non è più una cosa facile. Ci riescono in pochi e ci riesce questo piccolo borgo dell'Appennino sotto al Monte Cucco, che riesce ad organizzare sempre una cosa straordinariamente bella. Il sabato dedicata ai più piccoli con la mini cucchina, e il pomeriggio gli sbuzzapapere, e la domenica gli sbuzzapapere si dedicano al gran fondo del Monte Cucco. Già, gli sbuzzapapere. Eh sì, gli sbuzzapapere hanno questo simbolo della papera che scappa con la ruota della bicicletta, ed è diventato il simbolo della Cucco in Bike. Vogliono tutti la maglietta delle sbuzzapapere perché è simpatica, originale e carina. Quest'anno c'è la Super Six Race che accompagna gli amici della Cucco in Bike. Qui c'è il sindaco di Costacciaro, Andrea Capponi, che noi abbiamo conosciuto da appassionato della mountain bike, e che lo abbiamo visto per due legislature, per due consigliature, essere il sindaco e difendere e portare il vanto per la sua città. E oggi è la festa di Costacciaro. Dopo la partenza dagli impianti sportivi, sono tre le partenze questa mattina: giro lungo, giro corto, il classic della penultima prova della Umbria Marathon di MTB, valida, come abbiamo detto prima, per la Six Race. Ecco, siamo alla partenza, la telecamera ovviamente è sul manubrio del Sor Ferroni, del team RP, che ci regala le immagini della partenza e le immagini di tutta la corsa. Partenza con lo schioppo e poi si va per un percorso che è rinnovato, un percorso che si presenta con molti tratti nuovi. Si è evitato tutto il passaggio in pianura come accadeva negli anni passati. Perché? Perché il fango era davvero tanto e sulla pianura il fango si sente. Se invece si va leggermente in collina o in montagna, il terreno diventa roccioso e di fango non ce n'è. Quindi il passaggio, dopo essere
dopo aver attraversato Costacciaro si va direttamente verso il Ponte Romano sulla Flaminia, che segna il confine tra il comune di Costacciaro ed il comune di Sigillo. Poi si va per l'acquedotto della Scirca ed è la prima vera dura salita per arrivare in cima al Monte Cucco. Ma per quanto riguarda la salita della Scirca, il passaggio davanti alla sorgente della Scirca, ci prenderemo un po' di tempo dopo per raccontarvelo con tutta calma. Intanto, lo ripetiamo, è la penultima prova della Umbria Marathon di mountain bike. Questa è la seconda partenza, la partenza del giro Classic, con questo penultimo appuntamento. Siamo arrivati alle fasi finali. Dopo Costacciaro sarà la volta di Massa Martana per la Martani Superbike, per un altro di quegli appuntamenti con centinaia e centinaia di concorrenti che vogliono partecipare. E questo è il passaggio in pianura, breve, non estremamente lungo come era lo scorso anno, ma che fa davvero la differenza, perché sgrana il gruppo, anche se quando si arriva su alla sorgente della Scirca sono tutti insieme. E quando dico sorgente della Scirca dico una pettata che non ha fine. In fondo, e questi sono gli esordienti e gli allievi che partono per la terza partenza e per la loro gara con il loro percorso, per la gara all'interno di questa gran fondo del Monte Cucco, penultima prova della Umbria Marathon MTB. Dicevo, la sorgente della Scirca è la sorgente che alimenta Perugia. Esattamente, l'acqua che alimenta Perugia arriva per caduta, qui si fa l'attraversamento del Guado, l'acqua che alimenta Perugia arriva da qui, dalla sorgente della Scirca, per caduta arriva fino a Perugia. Un'opera di ingegneria straordinaria, che menti geniali e capacità geniali riescono a realizzare negli anni 20. L'acqua per semplice caduta, senza pompa, senza niente, da questa struttura, da quest'acqua di sorgente, arriva fino a Perugia. Ed è straordinariamente bello vedere come si sia potuto dissetare Perugia attraverso l'acqua di Costacciaro, l'acqua del Monte Cucco. La salita qui è durissima, si fa davvero difficile farla se tutti quanti in fila ti si ferma uno davanti, tocca scendere e non si riprende. Però è il modo di affrontare la mountain bike, i single track, le salite, le discese, single track in discesa. Insomma, qui al Cucco c'è davvero pane per tutti i denti. Lo vedete, il percorso, nonostante le piogge che ci sono state per tutta una settimana, di fango non ne ha. Bello, perfetto, che invoglia davvero a correre. E andiamo allora a vedere questa prima salita all'acquedotto della Scirca, l'acquedotto che disseta Perugia. Il pezzo è davvero duro in salita. Le immagini non rendono merito, però guardate come pedalano i migliori che sono in testa al gruppo e capirete quello che è la difficoltà del percorso. Ma andiamo anche a raccontare quello che è successo con la Bottecchia Factory Team, che fa doppietta nell'edizione numero 14 della Gran Fondo del Monte Cucco, organizzata dal sodalizio della Cucco in Bike, valida come quinta prova dell'Umbria Marathon MTB, terza prova del circuito Six Race Italia. Oltre 500 partenti per quella gara che viene scelta ogni anno da corridori di mezza Italia, dai romagnoli ai marchigiani, dai laziali, umbri e toscani. Il merito è della bellezza unica del percorso, che da Costacciaro porta in cima al Monte Cucco, con panorami e percorsi che mettono a dura prova le gambe dei bikers. A vincere l'edizione del 2023, la 14ª edizione, è la Bottecchia Factory Team con Giuseppe Pannariello, che si presenta al traguardo della Gran Fondo
sono 46 km per 1600 metri di dislivello, con il tempo di 2 ore 14 e 30, precedendo il compagno di squadra Juan Daniel Alcaron di oltre 2 minuti e con la terza piazza che va al passignanese che ha trionfato domenica scorsa a Città della Pieve, Alessio Trabalza della Biking Team di Arezzo. Ritmo altissimo con un gruppetto di una decina di corridori che va via già sulla prima salita impegnativa, quella che avete visto, la salita della sorgente della Scirca, fino ad arrivare poi dopo su a Pian di Spilli il GPM, con il gruppo che si sfilaccia e che restano praticamente in tre. Resta Trabalza con i due della Bottecchia, ma poi finirà che l'alfiere della Bottecchia, Panariello, fa l'attacco finale e va a vincere. La giornata di sole e temperatura perfetta, con fango sopportabile, come abbiamo detto solamente nella prima parte del percorso, stradoni che accusavano il diluvio che proprio sabato pomeriggio c'è stato nella zona. Pensate che per tornare a casa abbiamo guidato lungo la Flaminia per una decina di chilometri con 30 centimetri di acqua. La quarta posizione per Giacomo Sbrocca del Mondo Bici, che precede Mattia Toccafondi che corre per i colori della Ciclissimo e Peter Menghetti del Team Passion di Faenza. L'Umbria si rifà nella categoria donne con l'immancabile Sara Mazzorana del team Biking Arezzo, che batte in una sorta di testa a testa per tutti i 46 km del percorso la marchigiana Daniela Stefanelli del team Cingolani, che è vincitrice per ben 4 volte della Gran Fondo del Monte Cucco. La terza posizione per Barbara Genga, che appartiene alla Mondo Bici. Nel percorso Classic di 26 km la vittoria va al solito Leonardo Caracciolo della Triono Centro Bici Terni, che chiude il percorso con un tempo di 1 ora 14.53, precedendo Vincenzo Ottaviani della Bettona MTB e Gianmario Nobili della Tudor Bike MTB Team. Nella femminile ancora l'Umbria sugli scudi con la spoletina Chiara Crispini MTB Spoleto, che bisse il successo della prova precedente dell'Umbria Marathon MTB, precedendo Mayra Castiglione della Triono Centro Bici di Terni. Lo sguardo anche a quello che è accaduto con la categoria giovanile, la Gran Fondo del Monte Cucco, aperta alle categorie giovanili con i due trofei Brefio Kart per gli esordienti e quello dell'Università degli Uomini Originali di Costacciaro per quanto riguarda gli allievi. Esordienti e allievi partono in coda al gruppo degli oltre 500 partenti della Gran Fondo, con un percorso che rispetta le norme imposte dalla federazione per distanza e dislivello. 18 i chilometri per gli esordienti, con una doppietta della Superbike Team che fa 1-2 con Nicolas Bianchi e Matteo Angiolani. Terzo posto conquistato dal Circolo Sportivo Foro Italico con Marco Oddi, che sale sul gradino più basso del podio. A seguire Massimiliano Renzi, Superbike Team, anche lui il primo degli Umbri, Leonardo Zeni dell'Avis Gualdo Tadino, che precede il compagno di squadra Daniele Marasco. Tiratissima la gara degli allievi, altro passo e in procinto ovviamente di approdare dal prossimo anno alle gare lunghe da juniores. La vittoria va ad Alex Boico della Marcon Project, che lascia ad oltre un minuto il secondo classificato Alessandro Della Chiara dell'Aftershoot Rouge. Terzo è Mattia Maria del Siena Bike, che precede Diego Giaconi della Superbike Team, e poi l'alfiere di casa Gianfilippo Spogli della Cucco in Bike. Nel complesso 30 gli esordienti e gli allievi che hanno scelto la gara di Costacciaro, inaugurando per la nostra regione una aggiunta giovanile e promozionale ad una gara di Gran Fondo che generalmente viene riservata ai cicloamatori e agli elite. In questo modo si dà la possibilità alle prime categorie del ciclismo, quelle che vengono subito dopo il vivaio dei giovanissimi, di partecipare e vivere quella che è l'emozione di una Gran Fondo. Tendere a far crescere il vivaio e dare agli atleti dell'MTB la possibilità di incrementare gare e partecipazione in un settore che trova spazi ancora troppo ridotti di attività.
Alla premiazione presente il sindaco di Costacciaro Andrea Capponi, il vicepresidente dell'Università degli Uomini Originari di Costacciaro Gabriele Lupini. E poi c'era ovviamente tutto il team degli Sbuzzapapere, il team della Cucco in Bike. Il passaggio, questo è il passaggio della Fragolosa. Praticamente dal Pian di Spilli si gira per ritornare al Pian delle Macinare. Non vi distraete, perché le ragazze che vedete sono le sherpa che portano le borracce ai compagni di squadra. Non sono arrivate su alla Fragolosa con la bici elettrica, sono arrivate con la bici muscolare. Vanno forte quelle due ragazze. Una spesso e volentieri corre, ha corso, mi sembra, se non vado errato, lo scorso anno qui a Costacciaro, ma si ritrovano a fare gli sherpa, il portare le borracce nei punti più alti del percorso per dissetare i compagni di squadra. Ed è una bella sorpresa, bella perché sono belle le due ragazze, bella è perché c'è davvero un grande spirito di sacrificio. Portare le borracce con gli zaini e arrivare con la muscolare in cima al Pian di Spilli e alla Fragolosa è davvero una bella soddisfazione. Il Sor Ferroni ci ricorda le immagini, come vanno, quello che si fa durante una gara, gli scorci che non possiamo farvi vedere sempre attraverso le nostre telecamere. E siamo arrivati alla penultima gara, al penultimo appuntamento. Ci sarà poi dopo solamente la possibilità di andare a vedere quello che accade a Massa Martana, però devo presentare il mio ringraziamento, il sacrificio di tenere la telecamera, di dargli la pulita all'obiettivo, di controllare, insomma è una cosa che non tutti vogliono fare. Noi abbiamo trovato questo abbinamento con il team RP e li ringraziamo apertamente per quello che fanno per tutti, perché far vedere le immagini e la telecamera, la micro telecamera piazzata sulla mountain bike è fondamentale. D'altra parte, voi che andate in bicicletta andate sempre più forte, le biciclette sono sempre più, come si dice, performanti, andate come le schegge, e starvi dietro anche con il quad in tutti i modi possibili non è facile, e non è più facile riuscire a fare due o tre percorsi, due o tre passaggi lungo il percorso. E qui ritorniamo sulla Fragolosa, l'ultimo passaggio prima di arrivare poi a Sasso e fare la discesa che riporta precipitevolissimevolmente a Costacciaro. Ecco, sono passati i primi concorrenti, li avete visti, sono quelli della classifica finale con Panariello, con il suo compagno di squadra di quella che è il team Factory Bottecchia, con la possibilità per Daniel Alcaron di sorpassare quello che era su alla Fragolosa in seconda posizione, Alessio Trabalza della Bike and Team di Arezzo. Alessio Trabalza aveva vinto la Gran Fondo di Ponticelli, la Medio Fondo della Bassa Val di Chiana, però adesso deve fare i conti con i due della Bottecchia, che sono andati davvero molto bene. Si erano distinti anche nella Gran Fondo di San Pellegrino di Gualdo Tarino e adesso ritornano a prendersi quello che è il podio, il primo e secondo posto, con uno due davvero importante. 14 anni di Gran Fondo del Monte Cucco. Abbiamo cominciato nel 2009, che eravamo tutti dei ragazzini. Era la prima avventura, il primo raduno fatto a Costacciaro, e divenne subito, nel giro di poco tempo, una classica. Prima con la Umbria Challenge di mountain bike e poi è diventata Umbria Marathon, che è il circuito principale della nostra regione. Eravamo tutti più giovani e avevamo tutti più capelli, avevamo tutti meno pensieri,
ma la passione è rimasta esattamente quella del 2009. Questa voglia di divertirsi, questa voglia di essere un po' giocosi con la mountain bike. Stefi ed Ale, la locanda che è lì a due passi dalla partenza, sono ancora lì. Hanno trasformato la loro locanda in un posto dove si mangia in maniera deliziosa, dalla pizza fino ai primi piatti, ai secondi che sono scelti davvero con cura. Il sindaco è Andrea Capponi, che è riuscito per due volte ad essere il sindaco di questa città, che ha fatto tanto per quella città. Sono stati costruiti gli impianti sportivi, è stata risistemata quella che era la piscina, il turismo con le grotte del Monte Cucco. E intanto c'è l'arrivo vittorioso del Team Factory Bottecchia, la vittoria nel 2023 della Gran Fondo del Monte Cucco va al Team Bottecchia con Panariello. La seconda posizione per il suo compagno di squadra, che riesce nell'ultimo tratto a portare l'attacco per conquistare la seconda posizione al Caron, e poi la terza posizione per Mirko Trabalza. Eh sì, la situazione qua su in cima al Monte Cucco è da giacchetto, siamo ancora nella fase primaverile e di un caldo che non è eccessivo, di un caldo che ancora consiglia di portare il giubbino. Fortunatamente il tempo ha retto, ci ha dato una mano. Sabato c'è stato il diluvio dappertutto, meno che a Costacciaro, significa che qualcuno lassù assiste gli sbuzzapapere per la loro simpatia e per la loro bravura. E si chiude anche la terza posizione con l'arrivo di Mirko Trabalza. Mauro Panzarola è lo speaker ufficiale della Umbria Marathon 2023, è lo speaker che racconta dalla postazione della partenza e di arrivo quello che accade con la mountain bike. Gli auguri, i complimenti e il bravissimo per tutti coloro che sono stati capaci di organizzare anche per questo 2023 la Gran Fondo del Monte Cucco. Sì, sono 14 anni che l'abbiamo viste di tutti i colori, i percorsi che hanno variato intorno al Monte Cucco, parte bassa, parte alta, arrivare fino a Scheggia, passare per la Pineta. Abbiamo imparato l'ospitalità straordinaria dei ragazzi della Cucco in Bike, con tanti nomi che sono arrivati a correre per la Gran Fondo del Monte Cucco. E nulla è cambiato con lo spirito, con la volontà di essere una squadra, di essere un gruppo capace di fare unione, capace di essere unione e di fare qualcosa di concreto. C'è anche chi arriva spingendo la bici, perché purtroppo la foratura è dietro l'angolo e quando ne fai tre di fila i buchi non si attappano più. Six Race, Super Six, con l'arrivo di Sara Mazzorana. È di Terni Sara Mazzorana, ma corre per i verdi della Biking Team di Arezzo. È lei che va a vincere dopo questa sorta di testa a testa con la regina della Gran Fondo del Monte Cucco, con la Daniela Stefanelli, che ne ha vinte 4 di Gran Fondo del Monte Cucco. E qui ci sono i responsabili del team che si coccolano, e devo dire che lo fanno in maniera davvero professionale, si coccolano la Sara Mazzorana. Gli amici che sono gli sponsor che legano il loro nome con la Gran Fondo del Monte Cucco, il cronometraggio, i giudici, è la giornata adatta per raccontare quello che è una gara come questa del Monte Cucco, che abbina quello che è il territorio con la passione per la mountain bike, perché sono tanti quelli che poi arrivano a Costacciaro, al Monte Cucco, per ripetere il percorso, per poter fare
due giorni, tre giorni di feste e di ferie a Costacciaro. A Costacciaro si sono inventati anche lo spumante, che ovviamente è uno spumante che ricorda gli sbuzzapapere. Certo, non è come lo spumante che ci offre Massa Martana con Leonucci per la prossima gara, ma il nostro amico Stefano Leonucci da questo punto di vista per fare gli spumanti è insuperabile. Vi dico solo che fa uno spumante di uva Lugliola unico in tutta Italia e in tutto il mondo, che è qualcosa di straordinario. Il podio è con il ringraziamento agli uomini originari di Costacciaro, che si curano del territorio in mille modi, che lo accarezzano, lo coccolano, e sono davvero straordinarie. Queste sono le due sherpa che sono tornate dopo aver consegnato fino all'ultima borraccia, e per loro c'è il meritato riposo e il pasta party che quest'anno era lo dico per chi era assente, con matriciana, ovviamente con abbondante birra del Catria da accompagnare.